Oh ragazzi, buongiorno. Stamani vi volevo parlare di una cosa importantissima. Non si spiano i telefoni dei mariti e dei fidanzati. La loro privacy è assolutamente da rispettare. Non si spia la roba degli altri. Bella cavolata. Ma certo che bisogna spiarli i cellulari dei fidanzati e dei mariti, ma ragazzi... Ma non ho capito, ma dove si va? Ora c'è tutta la teoria che bisogna parlare, no? Parla col tuo compagno, parla con tuo marito, parla con i tuoi figli, che palle tutto sto parlare. Va bene parlare, ma agiamo anche, parliamo e agiamo e parliamo. Perché poi... È un gesto d'amore anche spiargli il cellulare, capito? Perché lo fai sentire importante un marito, lo fai sentire amato, controllato. Ma scusatemi, ma ho capito, ma magari questo mi riempie di corna più di un cesto di lumache. Però la sua privacy è integra, la sua privacy non viene toccata. È un fedifrago, però con privacy. Ecco, ma... Col cavolo, il marito è mio, si è detto che si condivide tutto, due anime e un nocciolo, siamo la stessa persona, che meraviglia, quanto ci siamo. Benissimo, ti spio il cellulare, cioè, mi vuoi tradire e avere anche la vita facile? Ma no, scusa, almeno impegnati un po' di più. Oltretutto, secondo me, spiare il telefono li mantiene vivi anche questi mariti, li mantiene il cervello giovane, evitiamo che l'Alzheimer precoce, evitiamo il rincoglionimento, perché devono destreggiarsi, devono allenarsi a non farsi beccare, no? A trovare altri modi, altri nascondigli, per cui è un esercizio mentale proprio, ecco. Io penso questo. Penso che glielo voglio spiare il telefono. Io di mio marito ogni tanto a sorpresa, tu controllo a tappeto. Pum, non si sa quando, può passare un mese, possono passare due, tre, sei mesi senza che io lo controlli, poi a un certo punto trum, lo prendo, che fai fra, nulla, ti spio il cellulare, ecco, va bene, tanto non trovi nulla, benissimo, meglio così, io me ne rallegro di non trovare nulla, ma intanto lo spio, quando... Io e mio marito stavamo insieme da pochissimo, la storia è nata che io lo amavo moltissimo e lui per niente a me, no? Così era un po'... Sì, gli piacevo, ma non è che fosse così innamorato, proprio zero. Allora io da Firenze mi facevo questi 200 km andare, 200 a tornare per venire qui a Narni e venivo a trovarlo per un paio di giorni. Aspettavo che la mattina andasse al lavoro e tipo psycho, vecchia pazza, da dietro le tendine, mi assicuravo bene che fosse uscita e che avesse proprio preso la via del lavoro, chiudevo a chiave casa e buttavo all'aria tutto, aprivo i cassetti, ciacciavo fra le mutande, fra le camicie, dappertutto, sperando di trovare un indizio del mio amore. Non lo trovavo mai, trovavo l'indizio dell'amore per altre invece, perché erano venute prima di me, per carità, per quella, per quell'altra, per quella, ma di me niente, un tubo. Infatti disperata, puntualmente chiamavo le mie amiche, praticamente in lacrime, dicendo, leggendogli tutte le lettere che trovavo, leggendoli, non mi ricordo neanche cosa, guarda, mi ritorna l'incazzatura se ci penso. Io... voglio che sia chiaro che gli altri, soprattutto quelli più vicini a noi, non è che li conosciamo tanto con le cose che dicono, li conosciamo molto di più con quello che non dicono e con quello che ci nascondono, per cui io voglio conoscere quello che mi nasconde mio marito. Per ora devo dire non ho mai trovato nulla, però voglio che lui sia sempre in tensione, che non si rilassi mai. Ma ora poi chiudo il discorso, ma anche di un figlio. Ora lascia fare che io ce l'ho piccolo, il più grande ha 8 anni, poi sei le gemelle di 4, per cui va bene. Ma quando poi saranno più grandi adolescenti, a un certo punto li vedi tornare che passano un periodo chiusi in camera, che non parlano, magari gli vengono le occhiaie, dimagriscono improvvisamente e che non li spi il cellulare, scusa. O se al limite avessero un diario segreto, che non aspetti che siano a scuola per spiargli il diario segreto. Ma certamente, poi scopri che magari fanno le rapine a mano armata, però con la loro privacy intatta.
Non gli hai mai letto il telefono, vanno a rapinare le banche, però tu non lo sai, perché sei stata una madre che ha rispettato la privacy dei figli. E parlando, loro non ti hanno detto, mamma, sento che ho bisogno di rapinare le banche, sento proprio di voler impugnare una pistola e, minacciando qualcuno, farmi dare tanti e tanti soldi. Strano che non te l'abbiano detto parlando, eh? Siete tutti matti, io glielo spio e come il telefono e anche il diario, semmai lo tenessero, per il loro bene. Ecco, non diciamo stupidaggini, a me questo lato delle mamme italiane che si è attaccate mi piace tantissimo e lo condivido tantissimo, ovvia. Adesso vi volevo solo, l'ultima cosa poi basta, far notare questo mio nuovo golf nuovo, che io adoro, perché a me il color ruggine, vedete, proprio un color ruggine bruciato, mi piace tantissimo, non sono più blu e bianca, bianca e blu, sono color ruggine e bianca. Questo golf l'ho preso l'altro giorno e mi devo sbrigare a metterlo e indossarlo perché mi piace tanto tanto, però quando appena, siccome è nuovo, la mia mamma non l'ha ancora visto, ma appena la mamma lo vedrà dirà che colore triste, spento, mamma mia che colore. Bene, e da lì non lo potrò più mettere perché non mi piacerà più e quindi andrà nel cassetto del dimenticatoio, però visto che ancora non l'ha visto e a me mi piace, lo voglio mettere tanto tanto tanto, per cui guardate, godiamoci insieme questo golf con un ruggine fino a che non lo vedrà la mamma e io non lo potrò più indossare. Bene, detto questo, oggi voglio fare un tutorial, è il tutorial della collana Bali. Io ho chiamata così Bali perché mi ricorda tutta un po' ondeggiante, tutto in movimento, mi ricorda Bali, malgrado non ci sia assolutamente mai stata e non ho nessuna intenzione di andarci perché sono 1000 ore di aereo e sicuramente io morirei in un disastro aereo, per cui ora io mi giro con calma senza farmi vedere questa parte di guancia che cala e prendo l'esempio, mi si vede? No, ecco. E questo qui è un tipo di collana che avevo già realizzato l'anno scorso, ma non facevo ancora i video, non facevo i tutorial e non l'avevo mostrato. Vedete, questo è un cordone, un twisted cord, con lo spessore da 1 cm, nero, al quale ho attaccato delle perline tipo charms, sono onice, questa è onice sfaccettata, e questa è agata bianca. Filo di alluminio. Qui ho dovuto i terminali li ho dovuti comprare perché avendo la sezione di 1 mm è troppo grosso, per cui per farci i miei terminali tutti a PC, tutti avvolticciolati, veniva un mappazzone enorme, non mi piaceva per niente. Questi terminali li ho presi da Suobi, perline, sono abbastanza cari devo dire, mi sembra che costino 1 euro l'uno, per cui costano. Però sono molto carini, ecco, la chiusura a moschettone, io non vi consiglio una chiusura a T-bar, malgrado a me piacciono molto di più di questa moschettone, perché la collana è comunque molto leggera, per usare le chiusure a T-bar è meglio avere qualcosa di un pochino più pesante, che tiri, in modo da tenere il T-bar, no, così, bello pressato, la T lungo la O deve stare abbastanza schiacciata, se la mettete in una collana leggera c'è il rischio che vi si apra, ecco, per cui in questo tipo di collane Bali io prediligo la chiusura a moschettone, vedete? E l'effetto è questo, io le faccio giro collo, più o meno, insomma, poi le potete fare come vi pare, per cui ora non riesco a allacciarle, l'effetto è questo, vedete? Lo potete fare di tutti i colori, di tutti i materiali, io ho usato questa cosa twisted cord, ma insomma potete farlo di qualsiasi cordone voi amiate di più, l'unica cosa è che deve essere un pochino spesso, non proprio sottilissimo, altrimenti tutto questo lavoro di attorcigliamento del filo viene troppo strizzato e deforma il filo. Adesso, quindi questa noi ora la realizzeremo con un filo twisted color, indovinate che colore, ora è passata la fissazione, ruggine, è evidente, no? Color ruggine, che sta, tra l'altro a me mi sta benissimo questo color ruggine, e con della giada e delle perline di rame. Allora, intanto vi mostro cosa ci occorre, aspettate, allora ci occorre un pezzettino di scotch per tagliare il nostro twisted cord, che assolutamente se no si apre, un pezzettino di cordone, in questo caso appunto twisted cord color ruggine, che da oggi è diventato il mio colore, un pennarellino che
io uso l'uniposca perché poi va via bene, a parte che poi non si vede. Pinze a punta tonda. Scusate, ma io sono stata malatissima, ho avuto una bronchite terribile che ancora non sono proprio guarita. Pinze a punta curva, piatte dentro. Tronchese, ragazzi, lo vedete, mi si sono spaccate. Ho tentato di tagliare un filo di ottone abbastanza spesso con queste, nulla, mi sono spaccate. Bisogna che le ricompri. Poi, aspettate, in questo caso useremo delle perline, questo è aperto, delle perline di giada, vedete, giada verde, queste mi sa che sono da 4 mm, ora qui sembrano quasi azzurre, ma vi garantisco che sono proprio verdi, e queste perline di rame, prese su Hobby Perline sempre, e del filo di, oddio, di alluminio, in questo caso su questo color ruggine secondo me sta molto bene il color bruciato, marrone più bruciato, per cui io ho deciso di usare questo filo Artistic Wire color brown, marrone, caffè da 081, vedete il colore è questo, è un bellissimo color marrone molto caldo e molto luminoso, per cui ecco questo, sempre preso su Hobby Perline, devo dire sono fornitissimi loro. Basta, non abbiamo bisogno di altro, mi sposto un attimo e iniziamo il tutorial. Allora ragazzi, come vedete io sto fissando il mio pezzettino di filo, naturalmente dovete provarvelo al collo, lo provate al collo, mettete il solito pezzettino di scotch in cima perché non si rovini e tagliate la misura desiderata, ok? Questo è, vediamo, questo è 35 cm. Allora, io fisso alla mia morsa il pezzo di cordino e inizio col fare i terminali, per cui prendo un pezzetto del mio filo, un pezzetto, ragazze, non lo so quanto, un po', non tantissimo, un 40 centimetri di filo, faccio a mano semplicemente un piccolo cappietto, lo appoggio in modo che sporga, si vede che sporga dalla fine del filo, e tenendolo bene spiaccicato contro il filo comincio a girare e tirare, deve essere abbastanza tirato, va bene, cambio e a questo punto giro, 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 vediamo, forse, scusate, ecco, giro, dove, ecco dall'altra parte, cercando di coprire tutto lo scotch e tutto il cordino che altrimenti si vede sotto e a me non piace. Ecco, non mi ricordo se si era già fatto questo lavoro del terminale, taglio il filo in eccesso e vado ancora a girare fino alla fine. Con le pinze a punta piatta naturalmente devo cercare di appiattire e nascondere la fine del filo che altrimenti sarebbe brutto e bucherebbe. Ecco, questo è il primo terminale. Adesso faccio il secondo e poi ci si rivede. Bene, allora adesso ho finito due terminali, vedete? Naturalmente dovete cercare di farli, scusate, il più uguali possibile. Adesso stendete sul vostro piano di lavoro il vostro cordino. Io non so come farvi vedere questo, è un casino qui registrare, ecco, così, come se lo steste indossando. Prendete il pennarello e segnate il punto d'inizio e il punto di fine di dove volete che inizi e finisca il vostro attorcigliolamento del filo, va bene? Naturalmente deve essere alla metà, per cui anche senza misurare, basta che lo mettiate così, diciamo che io voglio che inizi qui e finisca qua più o meno, sì,
Ci dovremmo essere. Tanto non importa se si macchia, tanto poi andremo a ricoprirlo con l'alluminio, per cui, o il rame o quello che vi pare, per cui non ci interessa niente. Ho preso, allora in questo pezzetto, fra questo e questo punto, verrà il nostro filo di alluminio attorcigliolato, sopra il quale poi attaccheremo le nostre perle. Adesso vado a rimettere il cordino sulla morsa in modo che sia ben teso, ma naturalmente chi non ha la morsa si può organizzare in qualche altro modo. Potete prendervi, sai, ci sono dei cinesi, quelle pinze che usano quelli della televisione sulle cartelline, no? Ce l'avete presente quelle cartelline? Dunque, alle 8:30 andrà in onda Uno Mattina versione estate. Ecco, quelli che leggono hanno sempre delle pinze qui per tenere i fogli. Quelle pinze tengono molto. Se le mettete al tavolo col filo dentro, vedrete che reggerà molto. Allora, aspettate, perché non vedo nulla. Fatemi mettere pausa, se no il video dura 6 giorni. Allora ragazze, io ho tagliato un pezzo di filo, l'Artistic Wire Brown, circa 1,5 metri, ok? Io, forse anche troppo ne ho tagliato, insomma, ho messo nella morsa il mio filo e comincio, vedete, qui c'è il segno che avevo fatto in precedenza, comincio da qui, faccio un primo giro con il filo e con le pinze dove le ho messe. Sapete, io perdo sempre le pinze fissa, allora ne prendo un altro paio, con le pinze a punta piatta vado a spiaccicare, ecco, la fine del filo. Inizio l'attorcigliamento con calma, andando avanti, devo sempre scorrere in avanti fino ad arrivare all'altro punto che ho segnato col pennarello, Tengo teso il filo in modo da poter attorcigliare bene. Lasciate un po' di spazio fra giro e giro, tanto dopo andremo a riempirlo quando ritorniamo in su. L'importante è marcare due punti, arrivare da punto in punto, così sappiamo entro quale spazio dobbiamo lavorare. Attorciglio, 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 aspetta, mi sposto un po', ecco, attorciglio, ci siamo? Quasi, un ultimo giro, ecco, sono arrivata all'altro punto segnato e adesso, sempre con lo stesso filo senza tagliarlo, ritorno indietro cercando naturalmente di fare il giro, di farlo combaciare agli spazi liberi dal filo, no? Così non è che deve essere preciso, e a me non mi piacciono tanto precisine, però cerchiamo di andare a riempire più o meno gli spazi vuoti, ok? Ecco, lo prendo da giù, lo tiro su. Ora, siccome qui sono rimasti abbastanza spazi vuoti, io faccio un altro giro, per cui da qua di nuovo ritorno in giù e poi mi fermo. Però insomma, questo sta a voi, se vi piace più che si veda di più il filo, se vi piace invece che il filo non si veda affatto, allora ne farete ancora un altro dei giri, quello fate voi. Cercate di farlo aderire bene, ecco, questo filo al vostro cordoncino, altrimenti è inutile, viene tutto slembo, ok? Ecco qua, io penso di aver finito. Facciamo ancora 2 o 3 avvolticciolatini. Ecco. Andiamo, ecco, vedete, 2,5 metri, 2,30 metri era anche troppo, anche 1,30 metri, scusate, era anche troppo, basta anche 1 metro di filo, alla peggio se poi è poco il filo, lo tagliate, lo schiacciate e ne aggiungete un altro, non c'è nulla di male. Qui sempre andiamo a schiacciare la punta e a cercare un po' di nasconderla, ecco, bene, vedete? Ora andiamo a dargli un po' di curva, di forma, che tanto a questo punto regge.
Vedete com'è venuto? Qua in mezzo e qua i terminali. Adesso passiamo alle perline. Ecco, ma fatemi vedere se è ripreso, perché ragazzi qui non vedo niente. Insomma, io spero di sì, che abbia ripreso ad andare. Sì. Allora, passiamo alle perline. Dopo che io ho preparato il cordino, adesso non ci rimane che attaccare le perline. Se avete dei chiodini, prendete i chiodini e a punta piatta, a punta tonda, non importa, e li attaccate. Io in questo caso i chiodini uguali a questo color marrone non ce li avevo, per cui me li sono fatti da soli. È molto semplice fare i chiodini. Basta tagliare un pezzettino di filo di 4-5 centimetri. Ora io lo taglio così perché la mia perlina è da 4, ok, piccola, per cui se avessi una perlina più grande naturalmente dovrei tagliare più filo. Si fa in cima un cappiettino piccolo piccolo, in modo che la perla non scivoli. Naturalmente questo va da sé, più avanti andate più il cappiettino verrà stretto, più indietro andate essendo conico più verrà largo, Si può fare anche così, si gira. Se lo volete proprio chiuso chiuso chiuso, prendete le pinze a punta piatta, ecco, e lo schiacciate. Ragazzi, io non vedo niente, per cui spero che voi stiate vedendo, perché io con tutte queste luci vedo lo schermo bianco. Metto la mia perlina, vedete che in questo caso naturalmente non scivola. Faccio il nodino a orefice, piego, giro intorno il filo alla punta tonda, sposto e giro, va bene? Ecco fatto. Taglio il filo in eccesso con queste pinze, con queste bocchese ormai rotte, spiacci col filo rimasto fuori e via, Eccolo qua, la mia perlina con il chiodino handmade. Naturalmente io me ne sono già preparati tanti, perché se non si stava qui tutta la giornata, Ho messo, vediamo, 2, 4, 6, 8, 10, 11 perline di giada. Dove sono? Oddio mio. 11 perline di giada e 2, 4, 6, 8 di queste perline, perline in... il rame, decorate il rame un po' etniche, perline, sempre prese su hobby perline. Adesso è molto semplice, naturalmente avrete bisogno anche di anellini, è sempre dello stesso colore più o meno, va bene? Allora, adesso cosa bisogna fare? Intanto vi consiglio di aprirvi prima tutti gli anellini, se no ci state veramente il doppio del tempo. In questa sorta di rete tubolare che abbiamo creato con il filo di alluminio, con calma, molto piano e non cercando di strizzare il meno possibile, con le punte a punta, con le pinze a punta curva, andiamo a prendere, a capire dove ci interessa posizionare le varie perline, e lì dove vogliamo posizionarle prendiamo il filo e cerchiamo di aprirlo un pochino dentro, ecco, vedete? Così, vedete, ho creato una specie di tunnel in modo da poter agganciare l'anellino. Si fa piano perché sennò il filo si segna, ok? Cercando di non stringere soprattutto sopra, vedete? Adesso qui lo faccio con queste qui che è meglio, anche qui. Poi si fa un po' più in qua, ecco, fatene tre all'inizio perché sennò il filo si tira e più andate avanti più si ritira quello che avete appena, quello che, con cui avete iniziato, va bene? Per cui ho fatto questi tre per ora, ho alzato via questi tre, 1, 2 e 3, ok? Lo appoggio qui, vi faccio vedere, prendo un anellino, io che non me li sono aperti, lo apro. Io vi consiglio di iniziare con, prima mettere tutte le perline
di un colore, poi quelle di un altro, in modo da poterle poi dopo distribuire bene ed avere una visione d'insieme un pochino più immediata rispetto alla fine, d'accordo? Io inizierò con queste perline, a mettere le perline di rame, visto che sono più grandi. E inserisco qui l'anellino e metto l'anellino dentro il tunnel che ho creato. Chiudo l'anellino, mi raccomando, chiudeteli bene. Fate in modo che i due lembi combacino bene e che non sporgano, altrimenti buca. Ecco, vedete? Adesso vado ad inserire anche le altre e poi vi faccio vedere il risultato finale. Allora, vedete? Adesso, per adesso ho messo queste qui, tutte le perline di rame, distanziate così a occhio, ecco. Adesso andrò ad aggiungere quelle di giada, naturalmente creando sempre con le mie pinze delle ampiezze in modo da poter inserire l'anellino con la perla. Ecco, vedete? Adesso ho messo anche le perline di giada e questa è la collana. Adesso non mi rimane che attaccare qua la chiusura. Ora vado a prendere, ecco, un bel moschettone. Oh, aspettate, ecco, un moschettone, due anellini un pochino più grossi di quelli che ho usato per agganciare le perline alla collana. Apro, metto il mio moschettone, chiudo in modo da far combaciare benissimo e ci metto 2, 3, 4 dalla parte dove si aggancia il moschettone. Cercate di farlo non con un anellino solo, ma di lasciare un po' di gioco, in modo se un giorno la volete portare più lunga la collana, oppure un giorno un pochino più a girocollo, più stretta, insomma fate voi. Ecco, questa è la collana Bali color ruggine. Aspettate, metto pausa. 27 minuti di video, aiuto. Vabbè, comunque, insomma, vedete, ecco, poi gli date la forma un pochino, ecco, in modo che stia per bene. Vedete, bellina? No, guarda che orecchini stupendi, anche tutte saldate con cerchi asimmetrici, divertente. Insomma, eccola qui, la mia collana Bali, color ruggine, con giada e perline di rame. Insomma, io non sopporto tutti i miei pollicini in giù, non li reggo, li sgozzerei, per cui per favore non me li mettete questi pollicini in giù, non vi reggo, non lo guardate il video, andate avanti, saltate, ma chi se ne frega, ma non mi mettete quei pollicini in giù, non li sopporto. Comunque, fate come vi pare, non è vero, fate come dico io. Vi saluto ragazze, vi do appuntamento, non lo so, la prossima settimana forse, e spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia utile. Mi raccomando, se poi la rifate mandatemi le foto che sono curiosa di vederle. Ciao ragazze, a presto.